La libreria, pagina 18, questa volta fa e ricomincia a fare le presentazioni di libri in piazza. Questa sera abbiamo il piacere di avere Dario Vergassola con noi, che è bene accolto come tutti gli autori, piccoli, noti, meno noti, che presentano libri nella nostra libreria. Baciano, scusate, ma non so perché. Bene, salutiamo Dario. Buongiorno a tutti, salve, ringrazio. Sono quei comizi che si facevano una volta, no? Assolutamente sì. Tanto sono ben ringraziato, sono venuto vestito, mi ha detto mia moglie, dove vai a Saronno? Mi ha detto, ma vestito con la canottiera di lana, tutte queste cose qua. E siamo arrivati un po' rimbambiti, non mi ricordo neanche da Roma, credo, da Roma. Sì. Ho preso la macchina, adesso sono venuto qua, domani vado a Catanzaro, perfetto, sono un po' rimbambito. Beh, ma se prendi l'autostrada, terzo semaforo, siamo diritto. Sì, anche così almeno siamo qua. Assolutamente, ti presento anche Daniela Boselli, che è una giornalista della settimana, che ti farà da contraltare. Ah, fantastico, quest'uomo è così, ma finge, ma è psicopatico, mi ha già parlato a 300 all'ora dentro i porti, ci ha fatto fare delle cose con la macchina terribili. Se è per via del tempo, tra una goccia e l'altra. Vedi che finiamo presto. Prego, salutiamo la mia ex. Vi lascio. Non possiamo continuare a vederci così, quindi no, ormai ci sono accorti. Ecco qua. Sono questo giro. Sì, sono io. Ah, salve signora, buongiorno, auguri, salve tutti. Molto, sembra veramente una campagna generale il post quello che ci sarà, insomma, adesso. Oh, mi sono parlato anche tu le domande già. Tutte queste sono domande tue. Oddio mio, perfetto. Velocissima. Sì, velocissima, faccio in tempo a copiarmi tre volte. Benissimo. Ho anche studiato. Hai anche fatto tutto sto, ma te sei pazza, cioè, va bene. Il primo libro che si può leggere a caso, quindi. Ah, si può leggere senza a caso. Andare in ordine. Ma anche, sì, anche. Anche i programmi elettorali più o meno si fanno a caso. Fingi di essere felice che fanno i fuochi. Fingi entusiasmo, come gli orgasmi. Ecco, allora, fatto. Iniziamo. La paresi da freddo. Paresi da freddo, freddo la Maria. Come mai appunto è un libro che si può leggere? O il microfono o i fogli, una delle due, bravo, così. Io metto genere, lavoro per la carta stampata, okay, quindi è più. Poi se il genere non ci serve. Ecco. Si può leggere anche senza andare in ordine? Sì. Com'è nata questa idea? Cazzata mortale. Niente. In realtà è una raccolta di battute fatte e non fatte, alcune non ci abbiamo fatto neanche a farle, alcune erano abbastanza, non dico censurate, ma non c'era tempo, di quando l'altro anno preparavamo le puntate di Parla con me. E ci siamo accorti che ogni giorno bastava aggiungere una cosa a una notizia e tipo veniva, non so, tipo poi le battute vengono così un po' dal bar, c'era, non so, te leggevi sul giornale furto in casa Veltroni, la figlia dormiva e avevo aggiunto tutto a suo padre, punto, e veniva fuori e abbiamo scoperto che c'hai un nei due mesi che sono arrivati adesso con questo cambio anche di governo, sembra che sia passato un'era glaciale, cioè sembra che sia 2000 anni fa, invece ci si è resi conto che quasi in un anno sono 1300 passabattute, in realtà è tutto il giro dell'anno e se le leggi ti scappa da ridere, però scopri che sono passate delle cose terrificanti e non so come abbiamo fatto a fare, come siamo riusciti a superarle in parte, però abbiamo preso in modo un po' toccazzaro, quindi c'è un po' di tutto politico ma anche poi cose di cronaca, quindi c'è un po' di roba eccetera, quindi abbiamo messo in ordine delle battute perché giustamente così uno apre e legge quella che gli pare senza grandi, non sono classici russi purtroppo. Il numero a caso 1139? È a caso, tutto a caso. Siete perché arrivati a quella, vi siete fermati? Siamo, no, in realtà abbiamo avanti, qualcuno per la Feltrinelli, qualcuno hanno tentato anche dicendo magari ci dà dei problemi legali dire delle battute, tipo non so, c'erano delle stupidaggini tipo quando Capezzone gli ha dato un pugno per strada, no? Ha detto no, meglio quelle cose, avevo scritto Capezzone colpito da un pugno, comunque dalle prime lastre alla faccia risulta una lesione all'osso sacro e alcune l'hanno ritenuta un po' offensive, quindi non so quante erano, poi alla fine l'hanno un po' setacciate. Ah, ecco. Qua invece leggiamo attore, autore, sì, comico, Cazzaro, e cantatore. Cazzaro, sì, l'importante è non andare a lavorare, ecco, poi più faccio attore, qualsiasi cosa. Più autore, più comico o più cantautore? Beh, se mi spoglio nudo davanti a una, molto più comico, ma beh, sono fondamentalmente Cazzaro, io mi ricordo, insomma, ho fatto per 15 anni, visto che siamo nella zona laboriosa
del nord, ho fatto 15 anni, 16 anni di operaio e poi ho cominciato a dire stupidaggine, mia madre mi ha fulminato con una meravigliosa illuminazione dicendo c'è più di scemi in televisione, faccia anche te, mi ha detto. E io, alla mamma non si può dire no, e ho cominciato a fare le cose tipo, tra l'altro qua vicino al Verghiera di San Marate, che dovrebbe essere in zona, mi sembra di capire dal Tom Tom, che c'era questo caffè teatro con Zeli, che era un posto di squinternati, e mi ricordo che con la 527 facevo la cisa con 30 gocce di Lexotan, perché sono un po' ipocondria, faccio l'ansia, e c'era questa gente qua, poi andavo a lavorare il giorno dopo, giocavo a biliardino con me, tieni, stavi attese, nessuno li conosceva quando tornavo, però questa strana schizofrenia, ci siamo divertiti finché ho vinto un San Scemo, che è una cosa molto importante, sono arrivato con la chitarra, mi hanno guardato, mi hanno detto non cantare neanche, hai vinto, così a faccia, e poi c'era il periodo che Costanzo miracolava una marea di gente, sono finito anche lì, insomma, tutto. E poi ho scoperto che piano piano si poteva cazzeggiare senza andare a lavorare. Ultimamente forse conviene anche tornare a lavorare, trovando a lavorare, ma è un po' un problema in generale, mi sembra di capire che noi siamo sempre miracolati, per l'amor di Dio. Qual è il segreto di riuscire a far sorridere anche su, per chi poi leggerà il libro, per chi l'ha già letto, su argomenti che in realtà verrebbe da piangere più che altro? La risposta è boh, però. No, però funziona. No, però io dico sempre che è sempre un po' il discorso del bar dove si. Perché poi le battute sono nell'aria, insomma, uno riesce, come dire, uno non c'ha bisogno di grandi studi, neanche di grandi, non so, attitudini. Uno le battute a volte conoscono persone al bar che dicono le stronzate meravigliose e a volte geniali, e poi sono nell'aria, come quando si va per funghi in 4-5. Che uno passa e non vede niente, il secondo, il terzo, il quarto vede un porcino di 2,5 kg, che non se ne accorge nessuno, e la battuta così, poi una volta che la sai, dice allora ci arrivo anch'io. Noi volevamo fare delle battute una volta su il Papa quando andato in Africa, era una stupidaggine, però siccome lo fanno battuta sul Papa quando andava in Africa, che era tornato dicendo che il preservativo non serviva, ma cercavamo di fare una battuta, ci siamo resi conto che io parlo al plurale perché ho anche degli autori bravi, non è che sono come un mago Telma, ecco, che straparlo, però volevamo fare una battuta su questo Papa che diceva che il preservativo non serviva, invece ci sembrava giusto dire che serviva il preservativo, queste cose qua, ci siamo resi conto che la battuta era già nel nome e cognome del Papa, con tutto rispetto, poi le battute vanno fatte solo per cazzeggio, mai in modo offensivo, non devono essere una cosa continua, però adesso ultimamente chiaramente col trot eccetera ci tocca per forza, e anche lì è facile, come diciamo noi, come picchiare uno che caga, diciamo da noi a Spezia, ma era già facile anche prima, quindi un po' dispiace, ma come si dice, avevamo detto l'immunologo, poi ci siamo resi conto che proprio la battuta ce l'aveva già addosso, vedo l'immunologo Benedetto XVI tornato dicendo che il preservativo non serve, o Benedetto ma XVI meno cazzate, quindi sul XVI era già, quindi a volte vedere una cosa dove tutti la guardano e non si trova, è un po' questa stupidaggine qua. C'è qualcosa che la fa arrabbiare? Sì, magari tanto entrare nel centro storico con lui che va dietro marcia e suona tutti. No, cosa ti fa arrabbiare un po'? Ti fa arrabbiare un po' la vigile. Ah no, però è stato bravo lui. No, mi fa arrabbiare, cosa mi fa arrabbiare? Ultimamente cosa fa arrabbiare? Tutti, penso, un po' questo Alzheimer che abbiamo di un po' culturale, che è quella cosa che le librerie cercano di fare, mi sembra di capire che qua si impegnano tutti, ma questa cosa che veramente non ci si ricorda da. Cioè, il bunga bunga di poco tempo fa che tutti i giorni ci portava via le cose, cioè, finisce in un dimenticatoio continuo, quindi stranamente ci si riabbassa un senso anche di moralità tra virgolette, e diamo per scontato cose che una volta magari non ci saresti passato sopra. Noi siamo talmente pieni di, cioè l'ultima di Berlusconi che manda i bonifici a queste che sono tra l'altro c'è un'indagine con un processo e lui come si diceva, gli indagati del processo di testimoni manda i bonifici a 300.000 euro e lo dice anche dicendo è una cosa che mi vanto anche perché è una cosa che va fatta, cioè io la trovo allucinante rispetto a un po' le cose, ormai siamo talmente abituati a sta roba che veramente siamo un po' delle battute belle che c'erano, una era questa, quella lì del Bunga Bunga, quella di, come si chiamava lei, fantastica, la Ruby, vedi che ormai siamo completamente rimbambiti, abbiamo nominato, avrà dato anche nomi ai figli tanti come una volta, come Sandokan, e Ruby che dice sono stata violentata 9 anni da mio zio, la battuta è stata indagato Mubarak, dopo perché, come Emilio Fede che dopo che l'ha mandato via Berlusconi è riuscito a racchiudere tutta la carriera dicendo pensavo fosse il nonno di Mubarak, perché ogni tanto diceva queste cazzate qua. Oltre all'ironia c'è anche l'autoironia. Beh, se non si fa autoironia è finito, io faccio sempre
Io dico sempre che la prima volta che mi sono spogliato nudo davanti a una, lei mi ha guardato e mi ha detto: cos'è una caccia al tesoro? Quindi io diciamo che da quella volta mi sembra di... ogni volta mi diverto cazzeggiando con stupidaggini, tipo, non so, quando si scherzava sugli attacchi d'ansia, al panico, quella roba lì, perché ci abbiamo anche quello per non farci mancare niente, e con Caterpillar, con Cicerio, ogni tanto mi portano in giro a fare le serate raccontando gli attacchi di panico, pensa come siamo messi. Io devo dire che sono contrario a tutto, quando dico, la prima volta che mi sono fatto una canna la sono fatta in macchina davanti al pronto soccorso perché avevo l'ansia, e quindi non siamo così eroici, insomma. E quindi insomma il primo modo è mettersi, mi ricordo Cazzelli che le prime volte raccontavo queste cose tra i rapporti io, le donne, piuttosto che i figlioli, piuttosto che, diciamo, avevo due figli, uno di 4 e uno di 8 anni, perché mi accoppio di 4 anni come le Bradipo, e da lì cominciavo a raccontare quello che succede normalmente quando c'è i figli. Però se la racconti in un modo così su di te, insomma, intanto disinneschi una sorta di cosa strana che c'ha uno, non te la prendi con gli altri, insomma. Quindi anche il gioco di prendersi con i politici, però in realtà è molto così semplice. Qua è solo il giochetto di mettere la battuta, però le battute devi fare prima su di te, sennò non ha senso, insomma. Mi ricordo che una stupidaggine, cercavamo le battute sulla sinistra, l'altro anno, che era difficile perché non facendo niente alla sinistra diventava difficile andare a capire le cose. Una che ci ha divertito era: nell'ultimo sondaggio risulta che il PD ha superato il PDL, e dice Bersani ha detto dove abbiamo sbagliato, perché non si rendeva conto neanche lui. Quindi, però sono cose un po' abbastanza semplici, ma hai veramente 452 domande? Sì, assolutamente tutte, tanto sì, c'è fantastico. Tempo. Lascia tempo, ma iniziale. Lo spettacolo lo sto facendo tutto adesso, quindi non venite. Lo spettacolo credo che inizi, lo so, non so neanche quando. Adesso abbiamo tempo. Così potranno dire. Non potranno dire che non ce n'è neanche un cane. No, quindi, no, due ce ne sono. Due, fantastico. Almeno, adesso, almeno. Adesso li facciamo la coppia a loro e poi iniziamo noi, perché lo dico perché. No, non c'è sì. Anche un argomento che è difficile trattare facendo sorridere, quello della morte. Visto che c'era questa uscita qua di un signore di 96 anni, che era quello che curava tutte le voci dello Zingarelli, cioè curava tutte le voci del vocabolario italiano. Quindi io sono andato dentro senza neanche niente, cioè eravamo in onda, e ho detto: Dannini, quando è morto questo signore di 96 anni, curava tutte le voci dello Zingarelli. Le mi ha detto allora, un po' preoccupato, ho detto: guarda, le ultime parole sono state zuppa e zuzzurellone. Ora è una cazzata molto da medie, e abbiamo cominciato tutti i giorni a prendere nota di quelli che morivano, perché arrivava sull'ANSA, e ogni volta ognuno, la gara era chi scriveva la cazzata più grande. Quindi ci siamo trovati a dire delle stupidaggini fantastiche. Per essere morto Foppa Pedretti, con tutto il bene, però meglio, ma lo conosciamo. Ovviamente è morto Foppa Pedretti, è stato seppellito in una bellissima bara che, piegando gli angoli, diventa tavolo da campeggio. Quindi abbiamo iniziato a fare una stupidaggine come si faceva alle medie, avendo superato 50 anni, dove una delle più secche era: mi ricordo che era morto Padova Schioppa, abbiamo scritto Schioppa Tommaso Padova, cioè questa era pronta. E poi c'erano due o tre molto belle, secondo me divertenti, quelle su questo omonimo di Silvio Berlusconi, un omonimo, che c'era morto un signore, d'altro anno si chiamava Silvio Berlusconi, tra l'altro di Como. Quindi abbiamo fatto le battute, è morto un omonimo di Silvio Berlusconi, e dice: una è la dimostrazione che il voodoo non è ancora una scienza esatta, e l'altra, che mi piacciono a me quelle un po' veloci, è morto Silvio Berlusconi, fuochino, ecco, l'altra era fuochino. lei ha fatto così, quindi cazzarola. Infatti non so, forse sul libro non c'è quella lì, però. No, questa non c'era. Ah, vedi che non c'è, perché vedi che la Feltrinelli ha fatto un bel lavoro, ecco perché sono 1.300 invece che 1.800 e passa, però alcuni erano divertenti. Ecco, veniamo alle domande un po' più personali. Sì, ancora di più, sì. Più personali. Chi porta? Sì, vado su YouPorn, sì, lo faccio. No. Sì. Non così personali. Lo faccio, e la mia paura è che funzionerà, cancella la cronologia, mi dico sempre. Però ridono in troppi, traccia. Quindi. Non so. Dicono che rimane traccia, anche lei l'ha detto, quindi sono felice. So. Chi porterebbe su un'isola deserta? E lasciarcelo? Ah, beh. Ha sbirciato la domanda. No, no, non l'ho vista, però non sarebbe più deserta l'isola, perché ce l'avrei. Diventerebbe un continente se potessi ultimamente. Però insomma ce ne porterei parecchi, insomma, adesso senza neanche stare a far nome, ovviamente. Ormai banalizzare con Silvietto è difficile, però sarebbe divertente starci con Berlusconi piuttosto che con Prodi su un'isola deserta. Se l'altro cazzeggia di più, racconterei con Salvatore Barzellette, c'è le stupidaggini fantastiche, quindi ce ne porterei tanti. A cena invece chi porterebbe? A tante. Anche tante a cena, anche se il risultato non sappiamo ormai qual è, però insomma un po' di gente, insomma, non porterei gente di cultura perché mi annoierei parecchio. Posso dirvi l'ultimo libro che ho letto? Lo metto in macchina, che ho letto un libro fantastico, perché io scrivo cazzate ma leggo delle cose molto belle. Un libro che si chiama Ballata per la figlia del macellaio, un libro che non so se si conosce perché è molto bello, ma detto questo è finalmente un bel
libro, quelli che ogni tanto leggono le stupidaggini, perché uno trovi sto libro, perciò il fatto che parte bene, inizia bene, tutto si incastra, la storia sugli ebrei, ma è molto, molto fatto anche bene, divertente, tra la Russia, poi che vanno a New York e poi tornano in Israele, ma molto, molto carino. Salute! E sono molto attento a tutto. Però ballata per la fine del bacione è un bel libretto, se vi interessa. Nonostante i mille impegni, il suo ideale di giornata libera... senza far nulla? Il mio ideale di giornata libera è quella che cerco di fare quando sono a casa, che sto a Spezia, come tutti quando abitiamo in un posto, non ci piace mai il posto dove abitiamo, che è un classico di tutti, però poi scoprendo con calma il discorso 5 Terre, piuttosto che noi ce l'avevamo e non ce ne avevamo resi conto di averci queste cose fantastiche, quando con i primi 3 soldi rubati, guadagnati, scusate, ho preso un gozzone napoletano che si chiama Pelandrona e porto tutta quella parte degli squinternati, amici miei, degli elementari che ancora sono lì, ancora tutti, uno tiene l'altro, e siamo quasi una decina, andiamo a pescare, andiamo a cazzeggiare un po' tra la Palmaria e così ci facciamo dei giretti molto belli e si va a fare sta cosa che trovo è molto Jean-Claude Izzo per chi legge anche Gialli, tipo stupida, vedi che l'ebraio ha fatto subito così, quindi però è un po', cioè quasi sto giretto in barca, secondo me. Ora eravamo tutti pronti perché questi tra 4-5 anni andavano tutti in pensione, ce l'avamo già organizzati con il bracciere, con le cose che mettiamo a bordo dietro, è arrivata la bastonata dopo Tremonti, sempre Monti si tratta, e gli ha allungato 35 anni la pensione a tutti, quindi ma ci vedremo con le urne, le butteremo in mare, le ceneri, perché l'unico modo per andare tutti insieme in mare sarà quello, perché o una badante gigantesca o un catetere che fingeremo di essere sommozzatori o subacquei. Quindi. Sto facendo un sacco di cazzate alla Vambra, ma tanto adesso vi giro. Lei è fatto silenzio terrificante. Potete fare domande anche voi se volete cominciare. No, sono ancora le 50. Okay. Sì, dai, questa la tira dritta. Questa... Chi le piacerebbe intervistare che non ha ancora fatto? Anche il, se... il Papa mi piacerebbe perché sarebbe divertente. E anche. In genere temo. C'era una battuta molto bella che mi ha fatto ultimamente quando il Papa è andato a Cuba. Dopo che ho visto Fidel Castro, che dopo mezz'ora che intervista si sente Fidel Castro che era inginocchiato, si è girato e gli ha detto. Ma Padre Pio non era morto, perché era uguale identico, ultimamente era uguale identico. No, mi sembrava una bella immagine. Quando l'abbiamo visto inginocchiato con questa barba lunga così, era bello sentire questo che cercando un po' il padre York cercava di capire cosa stava succedendo. Però Papa lui, anche se Livieto mi piacerebbe, invece gli altri purtroppo non l'ho quasi intervistati, tutti tipo Bersani, sta gente qua. E l'ho intervistati e a volte rispondono anche in modo più divertente di come sembra quando fanno le cose politiche. Mi ricordo che un paio di anni fa eravamo a Cagliari e c'era Bersani, era il momento che c'era Vendola, che tra l'altro non facciamo prigionieri di Vendola, tra l'altro oggi è sabato perché l'ho registrato ieri, non capisco più niente, abbiamo detto di Vendola che il SEL dopo aver vinto le primarie sta cercando di vincere anche i primari e sono facili però se li vuole sono un po' con tutti. Mi ricordo che c'era nell'aria questa cosa qua di Vendola che non si poteva nominare, era a Cagliari, c'era un po' di gente, festa novità, quindi come si chiama, e diceva Bersani, ho detto lei in questo momento è l'unica persona che può battere Berlusconi, ho detto no scusi questa domanda era per Vendola, ho sbagliato, ho sentito un boato, lui col microfono ha detto stronzo, si è capito forte, molto bello. Però l'ho trovati divertenti, sono i politici, li faccio volentieri, ma diventa un modo per umanizzarmi anche andare un po' a cazzeggiare, questi si vanno a mettere un po' di mezzo e poi con la risposta diciamo spiegano la campagna elettorale, tipo domani sera vado a Catanzaro che c'è uno del PD che non so mi porta in piazza, vuole che lo intervista, ho preparato le domande, se le vedesse mi fa tornare indietro, però già che c'è sono contenti, sì pagano anche, questa è la cosa fantastica, è per quello che sono i rimborsi elettorali che non le spendo, adesso li porto via tutti io. Qual è stato finora il momento più divertente della sua carriera? Questo senz'altro, no, questo perché morire congelato a maggio, che tra un po' mi accompagna a Saron. No, il momento più divertente è stato forse la prima volta che ero andato a fare, mi ricordo, forse la prima cosa quando ho fatto il San Scemo, che era molto divertente perché con la chitarrina erano tutti gruppi un po' gente universitaria vestiti da alberi così, io con la chitarrina da solo nel palazzetto dello sport c'erano 20.000 persone che tiravano anche gli ortaggi, quindi è stato, però ho vinto lì, è stato divertente. E poi credo la prima
la prima puntata che ho fatto da Costanzo, che è tutto speranzoso, contento, facendo l'operaio, sapevo che era miracolante la serata, mi ha fatto fare anche due volte la passerella, io tutto contento chiamo mia moglie a casa, che mia moglie invece, io sono un po' turco messicano come indole, lei è un po' più svizzera tedesca, e si addorme alle 9:30, quindi senza neanche, l'ho chiamata alle 11, cioè una cosa che cambiava la vita, tutti in casa con i figli e tutto, lei si è addormentata, mi ha detto scusa non l'ho visto perché dormivo, e sono rimasto con moglie, cazzo non devo tornare, cioè ho detto ah bravo, insomma manco ho guardato. E ricordo che poi un figlio mio piccolo è tornato dall'asilo e dicendo ma papà va da Costanzo, e noi non guardavamo la televisione in casa, non c'avevamo un consiglio che posso dare per chi tra librai e libreria, cioè io non metterei, fossi Presidente della Repubblica, non metterei mai la televisione in cucina per esempio, cioè sarebbe un luogo sacro, da metterei solo la radio, uno sente quello che mi pare, però sentiti da radio, ti guardi un po' in faccia all'unico momento che vedi prima che schizzano tutti, però se ci metti anche la televisione se è finita. Dipende da chi cucina. Dipende anche dai servizi. Mi ricordo che mia moglie, insomma, è tornato il figliolo e gli ha detto mamma papà va da Costanzo, e gli ha detto chi te l'ha detto la maestra, lei è andata il giorno dopo per la scuola, ha detto scusi ma lei che gli ha detto a mio figlio che va da Costanzo, e gli ha detto sì perché lei non lo vede, gli ha detto no. Gli ha detto perché non glielo fa vedere? Gli ha detto perché è immorale. Io lo faccio sconvolto. Cioè, ha detto, ma veramente. No, dice, poi i figlioli già possono essere stupidi di loro. Se poi questo pensa che il padre va da Costanzo, pensa di essere ancora più furbo, pensa agli altri come lo trattano. Quindi sono rimasto sconvolto. È rimasto, infatti sono sposato da 29 anni e non c'è ancora confidenza, insomma, questa. Non l'ho ancora baciata con la lingua, questa è la cosa che. Sua moglie di lei cosa dice? Nulla, questa è la cosa fantastica. Non dice nulla e mi ricordo che molto. Veramente così, non sto scherzando. Invece a lei? No, io da lei non so cosa dire, dico dove sono le mutande, dove sono le calze, dove sono la canottiera e quelle cose lì. E poi romantico. Sì, questa è la parte romantica, poi c'è l'altra, tipo non hai messo il sale, la picchio in cucina, ma no. Però tipo, non so, è abbastanza. Mi ricordo che una volta quando abbiamo iniziato a Zelig a fare le interviste, primo tentativo di intervista, che abbiamo un po' spostato i paletti televisivi, perché adesso vabbè le fanno tutti, ma all'inizio quando le intervistavamo erano veramente cose pesanti, forti, e lei mi ricordo che la seconda puntata che l'intervista sta andando bene, bella, e le metto non esagerare, ecco il tuo tuono più terrificante, quindi la legge un po' sta un po' rompicoglioni, non posso dirlo. Se non soffende sua moglie. Non soffende, anche perché poi insomma è figlia di sua mamma, quindi senti, purtroppo no, si porta dietro una suocera alle mogli sempre, nel bene e nel male, mia suocera si accoppia con i cinghiali sul passo della Cisa, per farsi la ceretta usa il napalm, quindi posso dire, vengo a fare, faccio rimozione di analisi quando vado in giro. No, ci sono ancora. Ancora, io vengo dietro. È bello perché uno domanda perché ti fanno le domande? Cioè, la domanda che vai a Saronno e ti chiedono te le cose e dici ma che cazzo mi frega farò a Saronno? Perché sono ancora in questa fase che non capisco perché la gente sta sentendo i cazzi. Mi fa effetto, però penso che siano normali un po' da tutti. Perché bello dare un volto. Ah, le cazzate, ah, ok. E quindi ho capito, ti ringrazio. Non mi servisse, tanto la conosco. Lei si riconosce tra le tante capacità e tanti talenti, anche questo forse è un talento, non lo sappiamo, vediamo, sì? Di far imbarazzare le persone in modo simpatico. Però comunque fa imbarazzare le persone. Ma è sempre perché sono timido io, è un classico, cioè quindi fa andare. Ma non è mai riuscito a farlo imbarazzare? No, io trovo delle cose che ti dirò poi magari stasera sulle interviste con quelle alle belle gnocche, ho trovato delle risposte a volte meravigliose, a volte la risposta superava la domanda, ve la dico perché tanto sono talmente tante, ma io mi ricordo che una volta ho intervistato, per esempio, facevo le interviste a Zelig, mentre intervistavo le belle gnocche senza. Per vedere un po', le intervistavamo senza pubblico, solo con la telecamera accesa, senza nessuno, quindi arrivavo io con questa pezzo paurucca, mezza storta, con queste che non capivano, e la cosa bella è che queste ormai sono più sgamate, ma un tempo pensavano che l'intervista fosse sempre seria, cioè qualsiasi cosa rispondevano, senza capire che le stai inviando per il culo, quindi la cosa era bellissima, e ogni cosa che rispondevano, senza capire la domanda, davano una risposta che non capivo io la risposta, quindi era un bel cortocircuito, e mi ricordo che c'era Valeria Marini, che era talmente geniale, a parte il racconto, poi è diventato cabaret, a parte di come racconti la Marini, che è questa donna enorme, gigantesca, che muove la testa, partono le tette, muove il culo, saluta, un carro di Viareggio che passa, la tirano giù con dei paranchi, dicono casca, quando casca truccano, c'ha le calze, tre paio di calze contenitive, la chiamano l'insaccato in gergo, e, insomma, e quindi sono riuscito a. E però la cosa bella è che lei non ha capito manco la domanda che gli ho fatto, e ha risposto superando la domanda, gli ho detto, senta, domanda stupida, gli ho detto, lei sa cantare, ballare, recitare?
e gli ho detto sì, quindi lo aveva già nel trabocchetto. Gli ho detto perché ce l'ha tenuto nascosto fino adesso? Tutti che venivano già iniziato a spiegare perché lo teneva nascosto. È stata veramente brava, cioè lei è stata brava, io trovo, alcune l'ho trovata, più erano fuori più erano geniali nel rispondere la predica a Zeli che gli ho detto, aveva scritto sul curriculum che ha fatto un programma che si chiamava Quattro Zampe, come se avesse scritto che ha fatto la Bocconi, capito? Quindi, attenzione, qui c'è la macchina e mi occupo di questo, l'ansia, ho il panico, il cane sento che c'ho l'affanno, no. Allora mi ricordo che preparavamo le domande con degli autori veramente bravi e a un certo punto c'era scritto questa cosa qua e l'aveva scritta lei come se fosse veramente una cosa, che ha fatto un film a quattro zampe, allora io gli ho detto, la sua risposta è stata la ola dentro Zeli, che gli ho detto, senta, lei ha fatto un programma a quattro zampe, le ho detto sì, tutta contenta, gli ho detto, cos'altro sa fare in quella posizione, tutti che ridevano, e gli ho detto, guarda che io sono una soubrette a 360 gradi, cioè, sono quelle che ci vanno a infilare nelle risposte peggiorando la domanda, e lì è molto divertente, io trovo divertente, sì, sì, dipende da, dice il cazzeggio da bar, le domande le prepariamo, ma poi sulla risposta si va a ruota libera, è molto divertente, perché trovi delle risposte a volte che sono veramente fuori da ogni logica. Io avrei altre 40 domande, però visto che il pubblico aumenta, direi di lasciare spazio. Il pubblico aumenta, ci danno un sacco di botte. Quindi il partito ha detto questo, compagno, sai quello che non sapevo che cazzo dire, sembra la raccolta firme contro la diossina, queste cose qua. No? Quindi, però insomma, se piove, quindi anche con la pioggia sono rimasti lo stesso, donne che tiravano le rose, possiamo dirlo. Idea quanto mi è costato pagare tutto. E ci credo, buon uomo, questa continua a parlare di pagare, si sente che un po' ligure, anche un po' imprenditore ultimamente. Però se volete fare delle domande, io quello che volete sono felice di darvi delle risposte, se volete, anzi venite tutti qua sotto, tanto bisogna che esco io per essere alla pari. Ditemi come vivete il lutto invece qua di quello che sta succedendo da ste parti? Che sta il carroccio che trema. È una settimana che si prende. Ah, che si prende, ho capito. Però allora, vi posso raccontare, vi dico una cosa con tutto rispetto per tutti, vi dico una cosa che non c'entra niente, che ho fatto il tecnico, però stasera che abbiamo registrato ho provato a raccontarla, quindi se qualcuno sta a casa se la vede, ma tranquillamente. E la storia di Ridagno è geniale secondo me, quindi conoscendo personaggi, voi sapete bene i personaggi chi sono eccetera, però la Lega con tutto il bene del mondo, però quando uno fa una cosa così può essere solo messo di mezzo, se poteva farlo chiunque, anche mia mamma, non so, però hanno scelto un mito, è abbastanza, si sa l'ignoranza un po' dei personaggi, però l'idea che possono scegliere un mito per raccontare la loro storia è fantastica, poi è tutto inventata, quindi va bene, però e i Celti, le corna, le cose così. Però la cosa che forse qualcuno non sa, qualcuno che ha fatto, io ho fatto il tecnico, quindi me l'ho scoperto dopo, ma quindi c'è questa storia di Ridiano, quello uno dei figli di Boston si chiama Ridagno, però hanno scelto questo posto dove il punto del Po, che anticamente si chiamava Ridagno, hanno scelto ad andare lì con sta pola, le corna in testa, vestiti così, qualcuno c'ha anche le corna senza che se le mettano, sono invisibili, però come da tutte le parti. E la cosa bella però, la leggenda vera, che sembra fatta veramente su misura, cioè loro hanno scelto una cosa che era perfetta, cioè in questo posto c'è Helios che è quello che guida il carro, che fa il giorno e la notte, insomma guida il sole, se lo porta in giro, un lavoretto non da poco, c'ha un carro che potrebbe avvicinarsi a carro, carroccio, quello che volete, però ha questa cosa in più. E a un certo punto c'è un figliolo un po' così, che non è furbissimo, si chiama Fittonte. Cioè io lo dico perché, adesso voi ridete, ma allora andiamo avanti, ma sembra fatta apposta. Questo Fittonte, gli amici lo pigliano un po' per il culo, perché dice, sono figlio di quello lì che è importante, dicono perché hanno punti un cazzo. No, lui dice allora sì, allora dice al babbo, babbo, mi fai guidare il carroccio, chiami il carro. Dice non si può, perché è una cosa. Devi avere delle capacità, di attitudini, devi sapere rallentare, andare, posare, devi far tornare l'anno solare, devi stare, cioè, tutta una serie di cose problematiche. Lui gli ruba il carro, il carroccio, e fa un disastro intorno al mondo, picchia sulla terra, brucia un pezzo, nasce dal deserto della Libia, perché questo è picchiato l'incontro. Cioè, mentre comincia a fare questi casini, questo carro che va a destra e a sinistra, Zeus gli tira un fulmine, lo fulmina, e si va a impiantare dove c'è, e Ridagno si spegne lì. Cioè questa è la cosa fantastica, e lì c'è hanno scritto questa cosa, scritto, qui giace Fettonte che volle fare come il padre senza averne le capacità. Cioè questa cosa l'ho trovata fantastica perché è la loro storia, loro non lo sanno, ma è fatta così. Cioè è una scelta senza saperlo, cioè capisci questa cosa? Non è che ha scelto Odino,
Vittore, queste canzoni che mi piacciono tanto. Ma c'è un altro punto dove c'è un figlio un po' coglionazzo che ruba sta cosa al padre, non c'è come rubare la Porsche sabato sera senza patente, fa un disastro, lo fermano, si schianta da qualche parte. E quindi quel padre è un po' burbero, un po' incazzoso, che gli dice no, perché non c'è, ma uguale, sì. E quindi ho trovata una cosa fantastica, non so se loro hanno scelto il mito ha scelto loro, insomma, questa è geniale questa idea qua, insomma, io sono rimasto quando me l'ha raccontata Riondino in parte, che lui quello che ha studiato, e io sono rimasto, ma non è vero, ma cazzo, me l'ha presa più di culo da morire, cioè invece se la sono scelta così, pensa senza saperlo, questo lo dico perché io spero che cambino anche le gomme al carroccio, non so, però, insomma, quindi è un momentaccio, però detto questo, vabbè, andiamo avanti, però era bella, l'idea del mito mi piaceva. Nessuno davvero domande? A parte logaritmi in base 2, non li so fare, non so le tavole e queste cose qua, però se volete vi dico qualcos'altro, io volentieri, insomma. Cosa chiederebbe al Presidente Monti? A Monti, perché non torna dove era prima, che non ne sentivamo la mancanza in questo momento, però chiederei perché, per esempio, come si dice, di nuovo le accise sulla benzina, che sono buone anch'io a farlo. No, no, le accise uccidono, sì. Io ho acciso, il nuovo libro di... Vabbè, scusate. Ma la prossima. Lo presentate, però è un po' tipo anche questa cosa qua, ci abbiamo da possibilità delle lettere dell'aria, ci sono delle cose che noi non vediamo, che costano dei soldi, che sono queste cose qua delle reti televisive, di queste cose qua delle frequenze, e l'idea di non far ripagare agli utenti, a Mediaset piuttosto che Rai, le frequenze, la trovo incredibile. È come se domani facessero delle villette popolari e dicono solo chi ha una villa può prendere questa gratis, cioè chi non c'ha la casa si attacca, quindi è un po' questa logica qua che mi sembra un po' fuori dal mondo. È come uno che le tromba tutte a Saronno, poi arriva una bonanza da fuori e dice no, prima deve trombare lui, dice no, cazzo, prima quelli che non ne prendono, lo dico così per un messaggio che lancio al pubblico così criticato, però insomma ce n'è di robetta, mi sembra di capire che... Mi sembra che la loggia Monti sia abbastanza... Ultimamente mi sembra che stia scazzando, poi non lo so, anche perché mi sembra che in giro non sta migliorando poco niente. Io poi ribadisco, la Di Marchetta che se ne frega con gli anzianotti del bar, questa è la fine, non ci troviamo, non ci abbiamo fidanzati in più, insomma, potrei trovare solo ragazze non vedenti, quei compastrelli bruciati magari, però molto povere. Però insomma mi sembra che siamo un po' in un momento così, però a vedere quello che sta succedendo sti giorni ultimamente, ecco, l'idea di andare a votare diventa un po' imbarazzante per tutti, cioè sarebbe meglio andare a piantare delle patate, cazzo, no, non ho idea. Mi sembra che sia, adesso vediamo anche cosa succede lì con la Puglia, perché anche lì se cioè, scoppiano dei casini anche lì, veramente non ho più riferimenti generali, non sai più cosa cazzo la fare. Boh, facciamo dei micro... non ho idea, bisogna Batman, trovare qualcuno con la criptonite, bisogna trovare qualcosa così, ma la vedo dura, non so proprio, in depressione, mandate in depressione il comico, vaffanculo, che paese, magari la cosa è già finita, che domande, però bene, conseguentemente siamo sempre qua, non ci siamo mossi, nessun altro, i Varesotti. È andato via quello che ce l'aveva duro, ma non pensi che il problema adesso siano i Maroni? Beh, questa è l'altra bella battuta. L'altra, dicevamo molto. Io ce ne abbiamo parlato 400.000 battute. Un'altra ha detto: Maroni ha giusto detto le teste le mandiamo via. Trattandosi di Maroni, che teste erano via con le telefonate, però erano un po' così. Però ho paura che ci sia, che non sia solo quello il problema. Ce lo dico col cuore, a parte che mi sembra che ci sia veramente una rappresentanza politica terribile. Non dico mafiosa, come dice qualcun altro, perché non si può dire, però non si trova da tutte le parti, Cioè, la meraviglia dei 5 Terre, quando si dice 5 Terre, io ero di quelli che hanno dato più le balle del mondo, perché secondo me la gestione non andava bene, poi quando hanno arrestato 9 persone in tutto il paese, però gli hanno dato delle accuse pesanti, che si parlava anche lì di associazione, ma quindi non è che lui doveva andare per forza... Io domani a Catanzaro, cioè, anche perché poi questa quadriglia del mafioso, come idea, te pensi a quello con lo scacciapensieri della coppola, ma in realtà poi scopri che fare un cartello di qualcosa, ottenere la gente che ti scoccia a dire una cosa perché sente uno e poi devi chiedere la licenza edilizia, tanto poi non te la danno, ti fanno partire 450 anni, è una cosa mafiosa anche quella lì, neanche tanto omeopatica, insomma, mi sembra che sia questo l'idea. Mi sa che non ci facciamo mancare niente da due parti, ecco, in generale. Forse gli ombrelli ce ne voleva un po' di più, però
parte. Bene. L'ultima domanda allora la faccio io. Eh certo, ci mancherebbe altro. Io me l'ho parlato qua da una marea di. Abbiamo fatto un estratto meraviglioso di cazzate. Ma che volevo io leggere. Berlusconi ha bestemmiato per sminuire la vicenda, il TG1 nega l'esistenza di Dio. Questa mi piaceva da morire. Quando si era fatto male alla mano, quando l'hanno operato per quelle sono quelle del libro, quando l'hanno operato al carpale, dice settimana prossima Berlusconi si opererà la mano, Capezzone, Bogni e Cicchito sono molto preoccupati anche perché toccherà uno di loro accompagnarlo a fare pipì. Dice Berlusconi ha operato la mano, dall'inizio della legislatura è il primo problema che gli ha dato la sinistra, anche questa mi piaceva. E poi c'era, questa invece l'abbiamo lasciata uguale, c'è scritto ora Bocchino attende Berlusconi sul giornale, per una volta non è il contrario, l'abbiamo lasciata esattamente com'era. Perché c'era rimasta e poi c'era una un po' in fondo mi sembra una cosa nostra, perché poi si dimettono, se ne vanno, poi li perdiamo, ma gente come Bondi va ricordata continuamente anche per tutto quello che non ha fatto, quel poco di disastro che ha fatto. E una era che quando è crollata la Domus dei Gladiatori Bondi ha dichiarato solo il caso ha voluto che in quel momento all'interno non ci fosse nessun gladiatore. Lei mi guarda un po', ma poi mia moglie, quindi vabbè, più delle cazzate. Stasera cosa si... Esattamente tra... quello che ho detto al contrario, che non si capisce, viene fuori Satana poi, come nel dischi. No, sarà una menata, poi racconteremo del bar, delle cazze, mi toccherà cantare anche un paio di canzoncine, racconto tutte le cose di famiglia, cioè racconterò tutto, e tutte le donne saranno che tireranno questi bigliettini come il rockstar con il numero di telefono, ecco questa visione. Quindi la prima volta saranno? Credo di sì, io non mi ricordo più la mazza, ma credo di sì, sì, se no non mi avrebbero richiamato sicuramente, sicuramente la prima volta. Niente, allora per non portarvi altro tempo, visto che magari qualche autografo sarà da firmare. Vedo che la situazione, vedo che la popolazione è provata, quindi veniamo a fare quindi di prima necessità tipo l'autografo di Vergasso, se ti messi male forte. Però io vi ringrazio, saluto la mia nuova fiamma, un applauso a questa ragazza che è stata scelta tra mille. Si è preparata il libro, ha scelto tutto, ha letto, ha fatto tutto, sono messa, poi non l'ha letta neanche una. Però... L'ha comprato ieri. Ecco, quindi stanotte la non hai fatto il erotismo, ma hai fatto strobata. Bene, sbagliato. Senti, ma la differenza tra le celesti, le rosa e le... Perché adoro le ragazze quando studiano. E tra le rosaline, il celeste e il blu, cosa c'è una logica? Le più, sì, quelle fa cagare, quelle più belle. Ma sì, qual è che ti ha fatto ridere? Adesso non si può, c'è Ah, c'è una telecamera? Telecamera. Lui finge di riprendere, ma sta guardando un porno. Vedi la faccia, vedi come ride. È vero. Sta guardando quello di cassi da precario un porno. Allora, basta, allora non voglio sapere altro. Però un lavorone, complimenti. Dai, saluto, l'applauso al lavoro fatto dalla sua ragazza. Io direi... Alla libreria, tra l'altro. Al bar e i cani, soprattutto, che non hanno abbagliato. Per il tempo di lana, come a gennaio. Per il tempo... Filma subito. Tutto mi manda a casa la mia moglie che non ci crede, cioè anche al bar. Cazzo, anche le rose. Beh, ringraziamo Dario per il tempo che ci ha dedicato, lo andremo a vedere. Cioè, non è che ci vuole fare dell'altro, cioè. Lo andremo a vedere questa sera a teatro. Ovviamente sarà a disposizione non solo adesso per firmare, ma anche sessualmente dopo. Questa... Esatto. Se avete quei 20 secondi che vi avanzano, lui ha un timbrino, lo dice con simpatia: questo è il mio numero di telefono, e poi lo firma. Grazie ancora, Dario. Grazie a voi, saluto, ringraziamo la libreria che mi sembra di capire quel poco che ho visto, quest'uomo psicolabile che in realtà però si dà da fare in un momento un po' così, averci l'idea delle librerie mi sembra rimasta, e anche la signora che vi salutiamo. Soprattutto. Mi sembra queste isole un po' di ancoraggio di questa roba qua. E la libreria si conosce anche un sacco di gente, tra l'altro, quindi è un posto con affinità, vero? Assolutamente sì. Andata bene libreria, brava, altro che il suo centro commerciale. Va bene, quindi ringraziamo noi La Carla, ringraziamo la Carla, che si dà da fare, insomma. Della nostra. Anche per gli appuntamenti di libreria. Bene, grazie a tutti, buona serata, grazie. State allegri al salone italiano. Va bene.